Eccoci al lago di Ghirla. Ho parcheggiato qua sulla strada. Si può parcheggiare qui, se no in alternativa là in fondo dove sto guardando, ma è molto più lunga la strada. Qui è comodissimo. Ci sono i vari divieti del lago, ma qui si entra in acqua solo in belly boat, credo massimo in canoa. Non sono consentite imbarcazioni diverse. Ora scendiamo. Ci sono 8 gradi, ora vedremo quanti gradi sarà l'acqua. Quindi la camminata è brevissima, arriviamo qui e siamo già in acqua. L'altra volta avevo visto dei bei lucettini qua a riva, appena nati. Prepariamo subito, velocissimi. Solite 3 canne. Casting leggero per gli spinner. Canna da dropshot, all around, jerk, barra bass, barra tutto. E invece per andare un po' più pesanti, la Savage pinne. Abbiamo optato per le vecchie Decathlon, quanto le Savage sono veramente pesanti. Va bene così. Sempre clac, su bene, possiamo partire. Ora ci siamo preparati il piano di battaglia con l'applicazione desktop di... cioè non è un'applicazione, in realtà è un sito comunque. Col Dipper visto sul PC, che è tutta un'altra cosa. Abbiamo studiato bene la battimetria del lago, colleghiamo il Dipper, pesca dalla barca. Oggi ci servirà veramente tanto guardare la mappa. Ok, quindi il giro che dovremmo fare oggi è da questa parte, quindi gireremo il lago in senso orario. Dai, ci spostiamo e iniziamo. Distrazione persico, vediamo. E subito. Vediamo se riusciamo a liberarlo. Sei salvato oggi, Ciccio. Vai. Oh, abbiamo incagliato uno spinnerbait. E abbiamo visto che c'è un bel dislivello rapido. Più questa pianta, proviamo a skipparci sotto. Cambiamo canna, leggera. E forse vedo qualcosa lì. Un attimo. Allora, abbiamo subito perso la piccola Abu Garcia che volevo utilizzare a spinnerbait. Forse un segno che oggi dobbiamo andare con cose un po' grosse. Abbiamo provato un po' con lo swimbait e adesso stiamo provando, visto che qua ci sono veramente tanti persici, stiamo provando con lo Zander. Ok, abbiamo appena tirato su quest'alga, quindi e quello che stiamo facendo qui è provare un po' da tutte le parti. Qui c'è un bel dislivello, ok, qua ci sono già 8 metri e non siamo lontani dalla riva, e c'è un bel gradino qua davanti, e quindi proviamo a fare dei lanci paralleli, ok, facendo scendere un po' questo in modo che se c'è qualche luccio in agguato lo potrebbe vedere. Stiamo provando invece anche a lanciare fuori, fare arrivare sul fondo l'esca e poi recuperarla piano piano in modo da sondare tutti gli strati d'acqua. Adesso proviamo a fare qualche lancio. Adesso andiamo subito sotto riva perché
Abbiamo visto che c'è dell'erba. L'acqua è sempre a 14,6 gradi, stessa temperatura del punto dove siamo entrati. Spinner bait, ci credo sempre nel mio spinner bait. E c'è, ora la slamiamo. Molla, molla. Forse ce l'abbiamo fatta. Lucettino. Adesso lo lasciamo. Urca. Primo lancio con questo spinner bait. Appositamente messo col granchio per appesantirlo, perché sennò questa canna non lo lanciava, e abbiamo preso subito un lucciottino giovane. Bene, continuiamo. Allora, abbiamo raggiunto la sponda opposta di dove siamo entrati. Non abbiamo fatto un grande giro, ma il lago non è grandissimo. Abbiamo fatto circa metà lago e credo che con queste temperature di poter trovare dei bei lucci qui vicino a questi canneti, dove potrebbero rintanarsi le prede. Ora ero indeciso se tornare di là e battere quella sponda lì, o se continuare ad andare in acque molto basse. Secondo me potrebbero avere una buona probabilità, però allungherei il giro di tanto, ed è già l'una. Stiamo insistendo con lo spinnerbait, visto che abbiamo preso con quello. Acque basse, in realtà ce li avremmo anche di fronte a noi. Ma là sono molto molto più basse, saranno più calde. Temperatura dell'acqua è sempre stabile a 14,8. Però io credo che attraverserò il lago. Si è alzato un bel vento. Fortunatamente il lago non è molto grande, ma credo di non essere neanche a metà, e soprattutto noi stiamo andando controvento. Quindi adesso, ma in realtà qua siamo molto vicini alla sponda, quindi raggiungiamo la sponda qui e abbiamo un punto tra l'altro dove pescare segnalato, e poi seguiremo la sponda per tornare alla macchina. Direi che è iniziato a piovere bene. Non siamo lontani dalla macchina, quindi stiamo spinneggiando. Intanto facciamo gli ultimi lanci con la pioggia. Abbiamo messo uno swim bait, imitazione bass. Vediamo di portare a casa un altro pesce prima di tornare a riva, dai. Anche un po' lato sponda. E dopo dobbiamo metterla giù perché piove troppo. Non mi fido a pescare se le nuvole non sono grossissime. Non vogliamo prenderci un fulmine, sicuro.
spinneggiamo. Abbiamo finalmente raggiunto il punto d'uscita. Sta iniziando a piovere abbastanza e quindi adesso usciamo. Tanto la giornata l'abbiamo fatta, si sapeva che il meteo era un po' incerto,